Non sei un vero Juventino se dell'Allianz Stadium non hai il modellino. Fratelli e sorelle, ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo mio nuovo video, se vogliamo, nuovo unboxing, perché venerdì scorso mi è arrivato a casa il modellino in 3D dell'Allianz Stadium, un qualcosa di spettacolare e clamoroso. Praticamente l'ho costruito ieri pomeriggio, domenica pomeriggio. Ci ho impiegato un paio d'ore con il figliolo che mi coadiuvava, è vero? Non serve colla, non serve nulla, tutto ad incastro, serve soltanto rimettere le unghie per forare le parti che vanno giusto appunto ad incastro, come detto. E adesso vi faccio vedere il prodotto finito, è vero, il clamoroso Allianz Stadium, che pensavo fosse piccolo, ma in realtà piccolo non è. E adesso ci facciamo il tour virtuale, no, dell'Allianz Stadium in miniatura. Arrivo. Ecco qua, allora partiamo proprio dall'entrata. Ho preso ovviamente la versione aggiornata, quindi è proprio il nostro Allianz Stadium. Qualcuno mi ha scritto: ma perché non hai messo il 36 nello scudetto? Perché l'anno prossimo diventeranno 37. Ecco, poi facciamo la nostra panoramica dall'alto. È un qualcosa di clamoroso per quanto riguarda proprio la veridicità. Vedete, qui dietro già abbiamo la scritta Allianz Stadium. Ovviamente dentro proprio ci abbiamo il primo maxi schermo, poi dall'altra parte ci sta il secondo maxi schermo, e ovviamente dietro ci abbiamo lo stemma della Juventus. Eccolo qua, non lo trovavo. È vero, eccolo qua. Poi volevo farvi notare anche per quanto riguarda la perfetta riproduzione del reale, già abbiamo tutta la scritta Allianz Stadium che percorre tutto il perimetro del campo da gioco. Vi faccio vedere, vi agevolo anche da quest'altra parte la scritta Allianz Stadium, quell'altra, eccola qui. Aspettiamo che la metta a fuoco, eccola qua. E poi, come se non bastasse, ovviamente ci abbiamo dietro al nostro Allianz Stadium, ci abbiamo anche, eccolo qua, lo Juventus Museum, qualcosa di clamoroso e spettacolare. Lo rimettiamo in posizione iniziale e poi chiudiamo il nostro tour del nostro clamoroso, eccolo qua. Facciamo un'inquadratura proprio a campo largo, come si suol dire, per farvelo ammirare tutto. Eccolo qua l'Allianz Stadium con i suoi famosi piloni, e poi per concludere ci abbiamo anche il pullman della Juventus, qualcosa di clamoroso. Beh, eccolo qua. Allora, come detto, ve l'ho agevolato, è vero, sistemiamo qua il pullman che si è ribaltato. Volevo condividere con voi questa cosa clamorosa qui del modellino in 3D dell'Allianz Stadium. Non riesco a togliergli gli occhi di dosso quanto è clamorosamente bello. Io, se ci avete voglia, prendetelo. Io non l'ho trovato sul sito della Juventus, l'ho preso su Amazon, quindi a questo giro ho fatto il male anche a sto giro della Juventus. Scrivetemi sotto nei commenti se siete d'accordo sul fatto che ho danneggiato la Juve acquistando l'Allianz, il modellino dell'Allianz Stadium su Amazon. Poi in chiusura di video volevo rispondere al signor Alfredo che mi ha commentato il video sulla maglia di CR7 scrivendomi: hai 40 anni, basta questo. Prima di tutto, 40 anni da tua sorella, perché io de anni ce ne ho 38, e perché lui dice ti esalti perché hai comprato la maglia
di Cristiano Ronaldo. Mi esalto perché a questo servono le passioni. Ecco, fare costruire con mio figlio il modellino dell'Allianz Stadium è stato un modo per passare insieme qualche ora in goliardia ed in tranquillità, perché le nostre passioni a questo servono. Quindi inutile che voi fate. Te, in questo caso, signor Alfredo, fai il solone, no, su YouTube e vai a commentare uno che si esalta per la maglia di Cristiano Ronaldo. Mi esalto anche per il modellino dell'Allianz Stadium, perché a questo servono le nostre passioni, ovvero a tenere vivo il bambino che c'è dentro di noi. Va bene? Bene, vi saluto e comunque ripeto, 40 anni da tua sorella perché ce n'ho 38, quindi vi saluto ai prossimi appuntamenti e come sempre, fino alla fine, vamos Juve! Ciao a tutti!